Assessore Appunto, a distanza di circa 2 anni dalla conclusione del primo lotto, si torna in campo, possiamo dire, in strada per un nuovo lotto di interventi per la posa della fibra ottica a carbone. In particolare, mi pare questo intervento concentrato nelle principali frazioni. Esattamente, questo è un nuovo lotto, è un altro lotto di lavori che ci permetterà di continuare a costruire questa rete che permetterà al nostro territorio di essere connesso dal punto di vista digitale con una banda ultralarga, Possiamo dire quindi connessi con nel la fibra. futuro? Connessi nel futuro, assolutamente, questa è la visione, creare una connessione nel futuro. Questa rete unirà il centro di Carbonia, quindi come centro abitato, toccherà Isgannaus, toccherà Cortoghiana, Bacco Abisi e molte delle frazioni che stanno vicine a noi. Stiamo parlando di Cenegorriga, di Medaopiredda, quindi tutta una serie di tutta quella che è una parte della cornice della nostra città. E noi siamo molto attenti rispetto ad una creazione di strumenti che possano permettere a quelle frazioni di creare un nuovo tessuto imprenditoriale basato su un'innovazione digitale a banda ultralarga. È chiaro che anche in questa seconda fase ci sono aree e zone che resteranno fuori e che faranno parte di un terzo step. Assolutamente sì, adesso stiamo parlando della costruzione della rete nell'area bianca, così viene definita a livello nazionale. Poi ci saranno tutta una serie di altri step che permetteranno di rendere quasi capillare al 100% la creazione della rete di connettività che permetterà appunto al nostro territorio di guardare e di svilupparsi nel futuro anche grazie allo spirito imprenditoriale innovativo dei nostri cittadini. Gianfranco Podda, secondo step a distanza di circa 2 anni dalla conclusione del primo intervento per allargare la rete di fibra ottica di Open Fiber in questa città. Sì, come hai appena detto, stiamo proseguendo i lavori per cablare le aree del territorio del comune di Carbonia che non erano state oggetto del precedente intervento. Attualmente stiamo lavorando nella zona del PIP, nelle zone delle frazioni di Cortoghiana, dove a tutt'oggi i lavori sono in corso e contiamo con questo andamento di proseguire sino al mese di giugno-luglio per cablare un territorio ulteriormente capillare e ulteriormente dotato di un servizio di moderne infrastrutture di telecomunicazioni. Ancora una tappa interlocutoria perché poi ce ne saranno delle altre. Ma noi confidiamo assolutamente di sì, perché come tutti i progetti hanno degli step di avanzamento. In questo caso stiamo lavorando sotto un bando pubblico finanziato dalla Regione Sardegna attraverso il fondo FEAS, che vede per un impegno di circa 800.000 euro le attività tuttora in corso. Come Open Fiber, un investimento diretto, abbiamo già investito oltre 3 milioni di euro nella città di Carbonia. E contiamo nel prossimo futuro di estendere ulteriormente la copertura della stessa nelle aree marginali in cui l'intervento non è ancora concluso.